ringrazio per questo invito e per la possibilità di far esprimere gli studenti anche in questo contesto. La nostra organizzazione ha visto numerose collaborazioni con la Fondazione, partendo dalla campagna sull'edilizia scolastica chiamata Della Scuola, perché in numerosissime scuole del Comasco la situazione dell'edilizia scolastica è disastrosa. Anche nella lotta contro la buona scuola, insieme all'FLC, la Fondazione ha dato una mano, esempio con la raccolta firme, con i banchetti che li hanno visti, in realtà sempre partecipi, anche perché appunto sappiamo che la buona scuola evidenzia in realtà il sistema capitalista che ci troviamo a dover fronteggiare, perché vede nello studente una futura forza lavoro, qualcuno, e anzi forse qualcosa di come produttivo o improduttivo, quindi in realtà utile o inutile al sistema capitalista. Ci ho visto anche insieme nel comitato per il no, infatti sappiamo che l'80% degli studenti ha votato contro il referendum costituzionale e durante l'emergenza migranti sappiamo che la Fondazione si è dimostrata una fra le realtà che ha saputo spostare gli equilibri della situazione, ad esempio nella rete Como Senza Frontiere. E a tal proposito riporto anche i saluti di Anna Francescato, che purtroppo è dovuta andare via e che quindi non ha potuto rimanere per parlarne, e anche del progetto Studenti Senza Frontiere, che è nato da questa esperienza, che praticamente siamo un gruppo di studenti che si trova per analizzare il flusso migratorio e anche per creare dei progetti concreti, come ad esempio saranno la scuola di tedesco per i migranti o anche un ciclo di eventi per sensibilizzare gli studenti su questo tema. Il Comitato Antifascista, insieme ad esempio con la FIOM, con Medicina Democratica e altri, che hanno visto la lotta antifascista al centro dei propri programmi. Sappiamo che lavorare su questo tema è davvero molto difficile, ma la Fondazione probabilmente lo ritiene al centro della propria visione, perché sappiamo che li abbiamo visti sempre molto, molto attivi, anche da studenti, quando c'è stato il presidente antifascista quest'estate, insomma, tra i principali organizzatori c'era anche la Fondazione. Devo fare un piccolo punto, volevo precisare, e farvi davvero i complimenti, perché siete uno dei pochi partiti che non ha come principale obiettivo la raccolta di voti, ma l'elaborazione di soluzione per i problemi che sono degli studenti, per i problemi dei lavoratori. E questo penso che sia in realtà una delle grandi forze che ha questo partito. E vi chiederei quindi di continuare su questa strada che, come studenti comassi che si stanno mobilitando in questo periodo, in realtà riteniamo giusta, come quella ad esempio della prossima Como. E a questo proposito abbiamo anche collaborato ai diversi tavoli che la prossima Como ha messo in campo, ad esempio Cultur, quello dove gli studenti sono protagonisti. E citando, diciamo, Pasolini, che è un autore che a me piace molto, non vogliamo essere subito già così senza sogni, quindi per favore, davvero, continuate su questa strada e buon congresso a tutti i compagni.